Bellissima Italia a caccia di sapori. Buon Natale e auguri a tutti voi. Non potevamo scegliere luogo migliore per raccontare le feste. Siamo a Napoli. Edoardo, per conoscere l'anima di una città bisogna andare al mercato, sei d'accordo? Sì, Fabrizio, hai ragione. Ma per un pranzo di Natale, quali verdure bisogna avere in casa? Varie. Diciamo che il cavolfiore non deve mai mancare per fare una buona insalata di rinforzo, preparata all'insalata. Ma poi abbiamo anche questi broccoletti. Come si chiamano questi? I broccoletti di Natale noi li facciamo bolliti, conditi con un po' di limone di Sorrento. Io so che tu prepari, Edoardo, una minestra maritata straordinaria. Quante verdure ci vogliono? Tante, Fabrizio. Questa è una delle più importanti, questa è la torcella del Vesuvio. Come si chiama questa, Enzo? Questa si chiama il turcello, napoletanamente. Come? Il turcello. Il turcello, il turcello. Questa è la regina. Il turcello. Questa, non questa mai... fa, cresce cioè, solo sul Vesuvio. Napoli, questa nasce mai... solo sopra il Vesuvio. Ma sì, non ho mai saputo di questa turcella, non la conoscevo. È una varietà di broccolo. Ecco, ci vuole questa e poi quante altre verdure? Ci vuole la borragine, le scaroline. Ma poi me lo fai assaggiare? Assolutamente sì. E questi pomodorini? Questi sono i datterini. I datterini, bravo. Più buoni sono questi, guarda, l'oro del Vesuvio. Detti del pendolo, o meglio, a pomarolo e rovizio. Come si chiamano quelli? Dimmelo tu. Pomodorini del pizzo. Del pizzo. O piennola. O piennola e pomarolo. Ah, quella sì, le conosco. E poi dopo... Questi allora, facciamo una cosa. Nella pasta. Ci prepari una bella busta che dobbiamo portarci. Allora, cominciamo col piennolo, che lo prendi Eccolo lì. Qua, e poi che cosa portiamo? Va bene, dammi anche un po' di verdure. Ah, Raffaele, un po' di verdure, quindi un po' di scarola. Come una bella scarola riccia. Scarola riccia. La torsella, Raffaele, grazie. Anche questo, guarda. Adesso lui fa il cuoppo, guarda. Che fa? Questa è maestria. O cuoppa. Il cuoppo per mettere un mazzarento, un mazzo e un maruletto. Napolitanamente. Sì, ho capito che... O cuoppo. Grazie, questa la porto io. Dai, una io e una tua. Grazie. Grazie, Raffaele, grazie. Enzo, buon grazie. Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo, Edoardo, andiamo. Edoardo, con questo panorama, pensa quante ispirazioni ti possono venire per preparare questi meravigliosi piatti. A me viene appetito. A te viene appetito, ma a me viene una grande fonte di ispirazione. Senti, ma sai che quando io andavo da piccolo a casa di mia nonna, mi ricordo questo odore di brodo che stava lì per ore e ore e ore. E tu invece che ricordo hai da bambino? Beh, il mio ricordo da bambino è una minestra maritata, infatti ho preparato questa sorpresa. Questo l'hai preparato? E perché si chiama minestra maritata? Perché è l'unione praticamente di tre tipi di brodi, manzo, cappone e maiale, insieme a delle verdure, una bella varietà di verdure, attentamente selezionate. Ma un profumo straordinario. Assolutamente. Ma poi la cosa più importante da dire è che questo è un piatto che nasce dal recupero certo. della tradizione napoletana. Questo che cos'è? Questa è la crosta di grana padano, no? Che io ho tagliato attentamente a cubetti e che raggiungo alla fine perché con il brodo caldo si riesce a sciogliere lentamente. Per dare l'ultimo tocco finale ci grattugio un pochino di grana padano. Non si butta via nulla? A me hanno insegnato che non si butta via nulla. In generale. E poi il ricordo che io ho da bambino è che anche la crosta veniva utilizzata per fare questi tipi di preparazione e anche nella famosa pasta e patate, che non è nel tema natalizio. Senti, ma incuriosiscono questi bignè, ma sono bignè salati? Sì, e la sorpresa sarà proprio qui, perché io mi sono ispirato ad un'altra ricetta,
con base grana padano. Questo è il famoso gelato? Sì, questo è il gelato fatto con il grana padano, una miscela di zucchero e del latte fresco. Tu ti hai preso il bignè. Anzi, faccio una cosa, questo qua prima di impiattarlo me lo assaggi tu. Un gelato salato, eh? Bravo, un gelato salato. Un bignè salato. Ma è buonissimo. Pensi che il grana padano è versatile da morire, cioè lo usi veramente dappertutto. Edoardo, ti ringrazio, ti auguro buon Natale. Buon Natale anche a te. E complimenti, veramente.